Ciao a tutti, allora finalmente torno, non nelle migliori condizioni perché sono rientrata dalle vacanze, ma sono sotto antibiotici perché ho preso una specie di influenza, ecco, e quindi ho avuto la febbre, ho le ghiandole che sembrano due noci. Però ho detto, infatti è la seconda volta che cerco di girare il video proprio perché ci ho provato l'altra volta, ma non ci sono, insomma, non ci sono riuscita perché mi sono resa conto che c'era qualcosa che non andava. Allora io tanto il termometro, quello delle bambine per l'orecchio, e avevo 38 di febbre. So, ecco perché mi sento tutta oscillante. Allora, tornata, ricominciato il lavoro, ricominciato tutto, vi volevo far vedere gli ultimi acquisti fatti, in vacanza e non. Prima di partire per le vacanze, avevo postato su Instagram la foto, di alcune cose prese da Carpisa. C'ero entrata per caso per guardare, ma devo dire che le borse non mi facevano impazzire. Poi però avevo visto questo stand di cose a 9,90 euro e mi ci ero fiondata. Ora ho preso questo, aspettate, il portagioielli. Io lo so che dalla foto sembrava una pochette, che era scontato al 50%, ed è così. È un po' piccolo, soprattutto per chi come me preferisce le collane grandi o i bracciali importanti, cioè è impossibile metterli, però è comunque comodo perché ha la zip, lo spazio per gli anelli, per gli orecchini qui, e si stacca così, e un'altra tascona sotto. Però insomma, vi ripeto, è pratica quando hai cose piccole da mettere, anche il ciondolino, il braccialettino, però se hai già delle collane un po' più grandi, cioè te ne entra una, ecco, i braccialetti, ad esempio il mio rosso, quello non c'entrerebbe mai. Ho pagato credo 7 euro, al massimo 8 euro. Delle borse a 9,90 euro ho preso questa, che sto sfruttando molto. C'è scritto che è di pelle, c'è scritto vera pelle, ora non lo so. Aveva un prezzo assurdo, 25 euro. No, non è un prezzo assurdo, 25 euro, insomma. Però, ed è così, è fucsia. Non è capientissima, ecco. Però, insomma, il portafogli, le chiavi di casa e... Stavo dicendo le sigarette, poi mi sono ricordata che sono quasi 4 anni che non fumo. No, saranno 4 anni che non fumo. A ottobre sono 4 anni che non fumo. Sì? E lo desidero da morire. Desidererò la sigaretta tutta la vita, ma non fumerò mai più. Vabbè. E poi ho preso questa, che non ho ancora usato, infatti vedete, ancora cartellinata, che è questo blu elettrico favoloso, che andrà benissimo per questo inverno. Ha la polsiera qui, però ha anche la tracolla qui. Insomma, questa è abbastanza capiente. Per quando metto minigonne e tacchi, posso mettere anche questa. Anche questa, ah no, questa veniva 29,90 e l'ho pagata 9,90 euro. Quindi insomma, non male. Ero indecisa tra le due, ma visto il prezzo le ho prese entrambe. Poi ho comprato delle cose in vacanza da un indiano e ho preso faccio vedere prima le collane, così venite al mio discorso di prima per quanto riguarda il portagioielli. Ho preso questa, che mi piace tantissimo, ed è un color fragola, tutte le gradazioni dal rosa al fragola, anche un po' il bordeaux. Questa veramente splendida, questa collana. Questa è la chiusura. Naturalmente non è plastica, eh? Sono perle, certo non sono perle
però insomma mi è sembrata molto carina. I prezzi non li ricordo, ma siamo sempre sui 10 euro, 15 euro, non mi ricordo. E poi l'ho presa, infatti l'ho presa anche nera, con la chiusura così. Però queste chiusure mi danno un po' di problemi, anche se c'è scritto che sono senza nickel e tutto quello che volete, ma comunque qui dietro mi danno sempre un po' di problemi. Vado a periodi, però non sempre mi danno fastidio. E poi la mia preferita, che è questa, ed è in pasta di corallo. Ora, questa collana veniva venduta così, cioè veniva venduta così, io l'ho vista così, però lunga su di me non rendeva, e infatti ho preso questo che si inserisce così e si chiude. E aspettate che ve la faccio vedere indossata, questa è veramente bella, cioè è veramente veramente bella. E questa è in pasta di corallo. E poi ho preso due anelli e un paio di orecchini che sono simil pomellato. Allora, con gli orecchini ho un rapporto altalenante, nel senso che ci sono dei periodi in cui li uso molto e degli altri periodi in cui me ne dimentico totalmente, un po' per il fatto che anche mi danno allergia, anche quando ci metto, molte mi avevano consigliato di mettere lo smalto trasparente sopra e farlo asciugare, che creava un po' di film protettivo. Anche con quello, insomma, non è che vado troppo d'accordo, quindi vado a periodi, ma questi erano talmente belli che li ho voluti prendere. Sono in color rosa pallido, rosa tea, e questa è la chiusura. Secondo me sono molto eleganti, sì, sono molto bon ton. Ho preso questi e gli anelli in abbinata, no, non sono in abbinata, però sono simili, sono questi due qui. È andato, aspetta. Oddio. Aio! Ho dato una testata alla ciclette. Vabbè, è un periodo che passerà questo. E sì. E sono questi due. Sono molto luminosi, ve li faccio vedere indossati entrambi. Mi sono piaciuti tantissimo con questa pietra. Carini, molto. Ora, visto che, insomma, uno si va a riposare, poi alla fine le bambine sempre qualcosa gli viene, si sono ammalate. E quindi sono andata in una parafarmacia, ho preso qualcosa per me, perché ho visto un kit che mi piaceva tantissimo e che mi sta piacendo molto, e poi ho preso un'altra cosa in offerta. In questa parafarmacia vendevano la Bioniche, che fa dei prodotti qualitativamente medio-alti, secondo me. E c'era questo kit di invito alla prova a 16,95 euro, 17 euro, Defense Elixage. Dentro ha l'acqua detergente essenziale, che è un bel campioncino, perché sono, insomma, una bella taglia, non è un campioncino, 50 ml. Poi c'era l'elixir, che era il fluido, che è il fluido rigenerante, che sto usando da quasi 2 settimane e che mi sta piacendo tantissimo. E poi ha la crema nutri rigenerante, che anche questa è una bella taglia, sono 15 ml, che mi sto tenendo da parte perché comunque la vedo un po' più corposa e un po' più per il periodo autunnale. E voglio dire, insomma, mi sembra, c'era anche un altro tipo di kit, però non, se devo essere sincera, non lo ricordo.
e ho preso insomma il rituale anti-age globale. E poi c'era la promozione che se prendevi una crema viso allo stesso prezzo ti regalavano il contorno occhi, quindi io ho preso questa che è la Defense Hydra 5 Matte 40 ml che costa 24,90 euro, non arrivava a 25 euro, non l'ho ancora iniziata ad usare questa, e insomma è opacizzante, c'ha l'acido ialuronico, questo è l'inci, la bionica insomma non è bio, però insomma sono creme fatte bene. E quindi quando finirò quelle che sto usando inizierò con questa. E poi c'è l'antirughe occhi che era completamente in omaggio ed è una taglia regolare perché sono 15 ml, è questo qui. E quindi insomma sono molto contenta di questi piccoli acquisti vacanzieri. Ah no, ho comprato anche un'altra cosa, ho comprato questo che è in acciaio, è un braccialettino in acciaio che volevo da tantissimo, soltanto che se qualcuna mi sa dire, qualcuna o qualcuno mi sa dire se c'è in argento così, perché allora mi è stato detto che non dovrebbe annerire, e in effetti è una settimana che ce l'ho, ma non anche lavando le cose, mettendo le mani nell'acqua, non per il momento conserva la sua brillantezza. Però insomma volevo sapere se, perché non ricordo dove l'ho visto questo modello, c'era anche con i Charms ma non mi piaceva più di tanto, e quindi quest'è. E adesso si ricomincia, sarà un settembre molto produttivo. Cos'altro dire? Niente di che, mi spiace essere un po' sottotono, ma veramente la gola mi sta dando tanto fastidio. Sto cercando di... ho preso anche tipo questi propoli, li avevo presi per le bambine, infatti è gusto fragola e ciliegia, però comunque no alcol, quindi è anche per adulti, è dell'abboca. E questo fatto che sia fragola e ciliegia e poi ci siano i propoli, non lo so... però insomma è sempre comodo da usare per la gola, ma non è servito a niente fino a quando non sono arrivati gli antibiotici. Purtroppo io non sono una che usa medicine, anche perché con lo stomaco ridimensionato ho sempre paura di quello che sto usando, infatti ho sempre la copertura per lo stomaco e chiedo sempre al dottore prima di qualsiasi medicina, perché si rischiano si rischiano danni, e non nel caso. Abbiamo un stomacuccio nuovo, e quindi questo è tutto, spero di sentirci presto. Volevo fare la recensione, ho da fare la recensione di due libri, l'ho detto forse in un altro video. Ma non è che non riesco a trovare il tempo, la calma per mettermi lì e farla, mi spiace. Sono indietro con tantissimi video, mi sembra mi sento un criceto sulla ruota che non riesce a trovare un attimo di ferma, pace, no, quella no. Vabbè, è la vita. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!